Hi, io sono Alessia e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi dopo un bel po' porto il mio secondo svuota la spesa. Prima mi è piaciuto tanto farlo e mi piace tanto vederli in giro su YouTube, ma anche sugli altri social, anche quelli un pochettino più brevi. E ho pensato di riportarli qui dopo tanto in realtà. Questo perché oggi sono andata a farla senza il mio ragazzo. Da quando viviamo assieme stiamo sempre cercando in realtà di andarla a fare assieme. Però ovviamente quando poi durante la settimana lui lavora e mancano determinate cose, si fa una listina, ho detto ok, vado. E con l'occasione ci faccio anche una svuota della spesa, che appunto mi mancava tanto registrare. Noi vicino a casa andiamo di solito all'Eurospin e al Pelwix e vi faccio vedere quello che ho comprato appunto in questi negozi. Questa è una spesa infrasettimanale, quando è finito qualcosa di importante, come può essere il latte per me, perché io lo bevo la mattina e ci faccio i dolci e cose così, insomma. Quindi quando finiscono beni di prima necessità si fa un recap anche delle cose, tipo era finito lo zucchero di canna e cose così, e allora si fa la spesa. A noi le cose più o meno ci durano all'incirca tre settimane e mezzo, quasi un mese, se proprio non vogliamo tenerlo vuoto. Non è vuotissimo il frigo, quindi in realtà alimenti ci sono, cibi ci sono, però appunto siamo andati per levarci qualche sfizio, tipo c'avevamo la bresaola, vorrei troppo fare rucola, bresaola e grana, ma mi mancava il grana e la rucola, fondamentale, quindi ho detto va bene, andiamo. Vabbè, non mi interessa tutto ciò. Parto ovviamente con le cose surgelate, che adesso devo andare subito a mettere nel congelatore. Le prime sono queste qua, sono delle crocchette di patate che si fanno al forno. Noi facciamo spesso magari le patatine fritte, così, che appunto le cuociamo in padella con l'olio di girasoli. Però queste sono proprio da forno, a me le crocchette, tutte queste cose così un po' sfiziose mi piacciono da impazzire. E quindi ho deciso di provarle e vediamo un po' come sono. Queste qua, Delizie del Sole, ci fa impazzire, ci piace tantissimo come marchio, quindi ve lo consiglio, in realtà è molto buono. È per quando magari sto a casa da sola e riesco a fare anche cose abbastanza buone, perché io non sono bravissimissima a cucinare, ma non è tanto quello che non mi fa impazzire, invece Massi gli piace ed è molto più bravo. Comunque questo appunto è uno. E come seconda cosa surgelata ho preso questi qua, dei Tre Mulini, che è l'altra marca che ci piace tantissimo all'interno dell'Eurospin, molto molto buona alla fine, e sono ravioli al pomodoro e il basilico, molto semplici, però sempre per dei giorni che non ho tempo o voglia di cucinare, se li metto, ok, che sono surgelati, però ragazzi, succede a tutti. Devo dire che in realtà mi soddisfano parecchio e quindi sono in realtà contentissima. Ho provato per ora dell'altra marca, sempre surgelata così, soltanto gli gnocchetti alla sorrentina, che è un piatto che mi fa impazzire. E ovviamente il vero è molto più buono, però è molto buono anche quello, devo dire. Quindi questi sono gli unici due. Metto subito a posto, sennò ciao. Ok, ora passo al reparto frigo, se vogliamo chiamarlo così. E comincio dalla carne, che ho preso pochissima. In primis dei cordon bleu, sempre per il discorso Massimiliano non c'è, sto da sola, non ho voglia di fare piatti chissà quanto elaborati. Cordon bleu sempre ottimi, top. Poi ho preso... No, si è aperto. No, che fail. Questo poi lo devo mettere al congelatore. Non lo devo richiudere. Vabbè. Del macinato di ragù per farci la lasagna, perché mi erano rimaste delle sfoglie, però l'abbiamo mangiata da poco. Però intanto ho detto prendo il ragù, lo congelo e poi ci faccio appunto la lasagna. Ecco, quello è un piatto che mi viene molto bene. Poi ho preso delle mozzarelle della Land. Sono buone, anche questa marca non è malissima. E sono 4 da 125 grammi l'una. Noi queste le mangiamo, le mangiamo insomma, quando appunto ci faccio la lasagna, oppure le piadine, insomma le... Cacchio, le piadine! Mi sono scordata la testa! Ah. Vabbè, le abbiamo mangiate ieri, le ultime, diciamo, le riprendo. Mi sono scordata. Vabbè, non mangeremo le piadine. Fino alla prossima spesa. Comunque, le usiamo, però le ho prese pure per farci le piadine. Sono un disastro, raga, io mi scordo, sono un disastro queste cose, non le avevo appuntate. Vabbè, comunque, appunto, per cose così per cucinare, insomma, mentre da mangiare singola così, mangiavo quella di bufala. Sempre stessa marca, ho preso dello yogurt magro bianco, questo è più per Massimiliano se lo vuole, se non lo vuole in realtà per farci magari qualche dolce o glielo sparo mazzara sulla, come chiamarla, sul tappetino, insomma, quello con tutti i buchi, eccetera, per farcela stare un po' impegnata, eccetera, eccetera. Tutto così si può dare al cane ogni tanto, ovviamente non tutto insieme, l'ho voluto prendere. Poi ho preso del cotto a dadini, questo per metterlo nella pasta tipo con la panna, il purè mi piace, oppure mangiarlo anche in realtà
po' così, però più per la pasta. Poi ho preso come sughi, vi faccio vedere, ho preso questo qua, cacio e pepe, sempre appunto delle delizie del sole, buonissimo, ci piace veramente veramente tanto, allungandolo ovviamente con un po' d'acqua di cottura, ma viene qualcosa di spettacolare. E poi ho preso il classico pesto al basilico, sempre stessa marca, buono, classico, sempre da avere per quei giorni. Poi ho preso come verdura, ne abbiamo già qualcuna, frutta e verdura, ho preso la rucola, per quello che vi dicevo prima, e la valeriana, che è l'unica insalata che non si mangia, quindi per forza. Poi ho preso per la prima volta, questo prendo la pasta sfoglia e ci faccio le mie ricette salate, più salate che dolci, però anche quelle salate, anche quelle dolci. E questa è una base per focaccia fresca, perché la volevamo provare stasera appunto con rucola, grana e brutaola, e vediamo come viene per provare appunto a fare una focaccia in casa. Poi c'è ovviamente mancabile i pezzettini, io lo chiamo grana, ma in realtà sono pezzettini di parmigiano reggiano, però mi viene dato il grana, vabbè, parmigiano reggiano, quindi a scaglie. Poi ho preso il grana padano DOP, in realtà abbiamo il parmigiano reggiano, ma preferisco questo, infatti quando l'ho visto l'ho preso per confrontarli e per decidere poi quale prendere sempre in futuro. Sì, no comment, perché mi ricordo che questo mi piaceva di più. Vabbè, ho preso questo, sentite, oh. E poi ho preso letteralmente un finocchio, perché Massimiliano non li mangia, a me piacciono, però non ne posso prendere troppi tutti insieme, perché sennò poi si fanno cattivi anche loro. Loro molto easy, li taglio, li sciacquo, allora. Li taglio, olio, sale, basta. Dopodiché arriviamo al latte, ve ne faccio vedere uno, sempre della stessa marca, mi sto abituando a prendere quello a lunga conservazione. Questo perché? Perché latte fresco, all'inizio prendevo solo latte fresco e mi scadeva, faceva cattivo, andava male. Vi devo dire che questo, sempre della Land, sempre parzialmente scremato, perché io così lo prendo, sia fresco che non. Però ripeto, fresco mi si faceva cattivo ed era ovviamente un peccato buttarlo, quindi ho pensato di far così e vi devo dire che mi sto trovando in realtà molto bene. Questo una volta aperto va in frigo e mi piace proprio come gusto, come sapore, quindi in realtà top. Quindi questo ho preso 4, perché diciamo che quando finisce il latte uno va a fare la spesa. Poi ho preso 2 di passata di pomodoro, sempre per farci principalmente la lasagna, perché ne avevo altri 2, però prendiamone, non si sa mai. Poi ho preso dei crostini dorati, che questi qua stanno sempre lì nel reparto pane, possono sempre essere utili per il Philadelphia, cose così, buonissime. Poi ho preso della panna da cucina, un sugo pronto che è pomodori secchi e pistacchi, l'avevamo già mangiato in passato e ci era molto molto piaciuto, anche se poi ci sono rimasta molto male perché i pistacchi sono letteralmente l'1% di tutto questo. Però devo dire che si sentono, pasta pomodori secchi non la so fare, però insomma ci era piaciuta, quindi ho detto vabbè riprendiamolo, era da tanto che non lo prendevamo. Poi ho preso 2 pacchi di gomme e c'è una spiegazione, cioè quella da fragola piace solo a me, andrà nella mia macchina. Quest'altro invece sta qua a casa perché a Massi gli piace, prima di uscire, prima di andare a lavoro, se ne prende una, eccetera, quindi erano quasi finite. Vabbè, gomme. Poi ho preso la maionese, questa a tubo, c'ho anche quella a barattolo, però devo dire che fa comodo averne entrambi per tipo questa, le patatine, oppure da mettere sopra la carne, no la carne, vabbè, tipo i cordon bleu, queste cose così. Mentre quell'altra fa molto comodo se ci devo fare una piadina, un hamburger o cose del genere. Quindi ho voluto prendere anche questa. Questo è d'obbligo ogni tanto, perché patatine da stuzzicare così nel pomeriggio, sia da soli ma anche in compagnia. Già avevo preso delle classiche e dei popcorn, visto che sono rientrata mi volevo togliere lo sfizio anche di questi stick che mi piacciono tanto a me. Queste invece sono le Choco Balls di Dolciando, che è un'altra marca che mi piace un botto, di gelati soprattutto tantissimo, ma me l'hanno portata dei miei amici che ultimamente sono venuti a vedere casa e quindi mi hanno portato dei gelati, e quindi ho quelli, non ho ricomprati, vabbè, non lo so perché ve lo sto dicendo, comunque per la marca, perché è buona. E sono delle palline di confetti ripieni di cioccolato al latte che io ho lì all'ingresso, che ogni tanto mi rubo o si ruba qualche ospite. Poi oggi ho visto questo e ho detto no, me lo devo levare questo sfizio, e sono appunto di bastoncini alle olive, a me sta cosa così, questa dopo sicuro me la mangio, buonissimi. Spero siano buoni perché è la prima volta che li prendo, e però per di sì, buoni. Mi sta venendo fame ragazzi, ora di pranzo. Chiesto a Massi, a che ora vado secondo te a fare la spesa e c'è meno gente? È mezzogiorno e mezza. Uno,
sto morendo già di fame, si sa, no, che non si va a fare la spesa quando uno ha fame. Infatti, ho comprato altre cose che non erano nella lista, però vabbè. Ma due, era pieno di gente, ragazzi, pieno di gente e caldissimo. Io ci volevo andare stamattina tipo alle 10. Vabbè, comunque, poi voglio provare sempre i tre mulini, il risotto alla marinara. Questo è l'unico pesce che forse mangerò, poi che pesce. Sempre, questi ragazzi, sempre per il discorso, non ho voglia. Il problema è che mi capita spesso di non avere voglia e tutto il resto. Diciamo che quando vado a fare la spesa con Massimo è molto più bravo, perché lui compra le cose fresche, le fa. Lui fa la carne in una maniera eccezionale. Vabbè, insomma, ho preso questo, ragazzi. Dovrebbe essere buono, perché ho provato soltanto sempre della stessa marca, quello alla milanese, Zafferano, mi ricordo. Poi ho preso delle gallette di riso bio, perché ogni tanto qua non vogliamo essere bio, appunto. No, vabbè, mi piacciono molto da accompagnamento se ho finito il pane, oppure con determinate cose se voglio stare un po' più leggera, oppure come merendina, per non andare sempre sulle cose zuzze. E quindi questo. Poi ho preso dello zucchero di canna della Dolciando, perché era finito, come vi dicevo all'inizio. Questo è l'unico pane che riusciamo a conservare per più di 8 giorni ed è integrale, pane a fette integrale, che piace molto a Massimo, quindi eccolo qua. Un'altra cosa sfiziosa che ci piace prendere è la, loro la chiamano golosina al rosmarino, che è tipo una focaccia scrocchiarellissima che si spezza al rosmarino, e molto molto buona, ci piace sempre come accompagnamento, cose così. Perché il pane fresco, sì, magari, che ne so, andiamo prima di pranzo, decidiamo che mangiare, ci prendiamo il pane fresco, ce lo mangiamo lì, finisce, ok. Se rimane, raga, purtroppo, niente, quindi questi per tutto il resto dei giorni. Poi ho preso del purè di patate in fiocchi, pronto in 5 minuti, sempre stessa marca, speriamo sia buono, penso di sì. È la prima volta che lo prendo qui, prima l'avevo preso al Pevex ed è stato buonissimo, quindi speriamo anche questo, ma penso di sì, insomma. Poi ho voluto prendere del succo e polpa della alla pesca, e ve lo faccio vedere perché è inerente. L'altra cosa, tra l'altro quella che costava di più, no vabbè di più no, però costava, e ho preso questo qua, un insetticida contro ragni e ragnatele, perché noi siamo pieni di ragnatele, ma veramente tante, non ne posso più, proviamo. E quindi, visto che l'ho preso oggi, l'ho visto, ho detto, senti, proviamoci, prendiamolo. Quindi ve lo faccio vedere, è comunque fa parte della spesa, no? Poi passiamo ai dolci, quindi tutta la roba di marca che compro al Pewex, perché ci sono cose a cui non riesco a rinunciare, per esempio le gocciole. Quindi alcune cose le prendiamo solamente al Pewex, perché preferiamo quelle, ci piacciono quelle rispetto alle sottomarche. Allora, prima cosa ovviamente la Nutella, ci deve sempre stare secondo me nella dispensa di una cucina. Poi ho preso questi, come questi sono più tipo dolcetti serali dopo cena, perché a noi ci viene sempre voglia di cioccolato dopo cena. Sono le mille foglie della marca Vicenzi, ma sono buonissimi, si ti si cosano in bocca, ti si sciolgono in bocca, buonissimi. Poi ho voluto prendere delle sfogliette ricoperte di pasta sfoglia. Cacchio era? Un aereo, madonna. Questo non è dolce, ma ve lo dovevo dire prima, mi sono scordata. I crostini all'olio di oliva, questi li prendo lì perché l'Eurospin non li ho visti. No, mi sa che ci sono, vabbè, comunque mi sono piaciuti, prendo questi e basta. Non fritti, li metto nell'insalata quando faccio le mie belle insalatone, col pollo, con l'uovo, o che ne so, le noci, le olive, tonno, quello che è. E ci metto i crostini, mi piacciono a me queste cose, perché scrocchi non mi piacciono. Pazzi, io vado matta a queste cose. Tornando ai dolci, abbiamo quasi finito. Ho preso i Bauli croissant al cioccolato per colazione e merenda dopo cena. Era così in realtà, da farvelo vedere, ma ok. Questo per Massimiliano, perché lui è molto bravo. Riso sul riso, croccantezza al cacao e cereali della Galbusera. Non l'ho ancora assaggiato io, ma lui dice che sono molto molto buoni. E poi, infine, dei dolci. Ne ho prese altre, non è l'unica. Le mie amatissime gocciole. Ecco, io non riesco a fare a meno durante la colazione delle gocciole. Poi ci sta che ogni tanto magari cambio, mi prendo dei cereali, non lo so, altre cose. Però le gocciole must have, cioè ci deve stare per forza dentro casa mia, per forza. Ok, questo è quanto. Ho fatto una bella spesezza
spesetta, devo dire, sono soddisfatta. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi se avete, ecco, un must have nella vostra colazione, rimaniamo sempre in tema colazione, che non deve per forza mancare sulla vostra tavola. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e buona vita, ciao!